Ok, facciamo l'appello allora. Presente. Ah, sei da Gesi e di me. Ah, va bene. Allora, c'è il numero legale, diamo avvio alla seduta. Primo punto all'ordine del giorno. Vabbè, ci sono comunicazioni del sindaco che non ci sono comunicazioni da fare di sorta. Verbali delle sedute precedenti, li diamo per letti approvati? Cioè per letti e quindi li approviamo? Allora, chi vota a favore? All'unanimità. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor Di Paolo Domenico surroga ai sensi dell'articolo 38 del testo unico degli enti locali. Quindi il consigliere Di Paolo Domenico ha presentato le dimissioni in data 1 ottobre, il giorno dopo il consiglio, e il consiglio deve provvedere alla surroga entro una data. Convocare entro 10 giorni, però non è un termine perentorio, qui abbiamo al consiglio. Quindi sottoscritto Di Paolo Domenico, nominato consigliere comunale con la presente, per numero di 70 persone del comune di dimissione da consigliere comunale. E quindi entra in consiglio come consigliere il primo dei non eletti, dei non eletti che non sono consiglieri, che è Civitarese Fabio della lista numero 1 Progetto Tollo, che è presente in aula e quindi lo invito ad accomodarsi. Sì. Votiamo noi prendiamo la surroga. Allora, votiamo la surroga del consigliere Civitarese Fabio. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Allora, la maggioranza a favore e due astenuti. Votiamo l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi vota contro? E chi si astiene? Allora, la maggioranza a favore e la minoranza si astiene. Regolamento per la disciplina del servizio smaltimento di rifiuti solidi urbani, approvazione. Allora, io farò una breve introduzione per spiegare un po' la filosofia di questo regolamento e poi passo la parola all'assessore, al consigliere delegato Fabiola Quintili, per l'illustrazione un po' più nel dettaglio. Allora, dico, io ne approfitto quando vedo diversi cittadini per fare delle comunicazioni, perché per l'amministrazione poter parlare con i cittadini ogni volta che c'è dei cittadini uniti è un modo ghiotto per comunicare delle cose. Allora, noi abbiamo ereditato e abbiamo tuttora una situazione molto pesante dei rifiuti, che è un problema di tutta l'Abruzzo, della provincia di Chieti e dei 20 comuni. Noi facciamo parte del consorzio dei rifiuti del Chietino. Io fino a ieri sono stato a una riunione perché una politica sbagliata fatta negli ultimi tempi da parte di tutti, quindi non è che ci sono colpevoli, ha impedito, oggi impedisce di avere un ciclo dei rifiuti corretto. Sta di fatto che noi, in particolare l'organico, lo andiamo a conferire al Civeta
a Cupello, oppure a Notaresco, oppure a, in provincia del Lago, dove la diciamo, dove ha sede? Avezzano. Avezzano, addirittura, perché noi produciamo come 20 comuni circa 100 tonnellate di organico a settimana. E la capienza di quelli abruzzesi è di 50. A me è arrivata una lettera la settimana scorsa e mi dicevano: guarda, autorizzami a portare i rifiuti a Ravenna. E il costo passa da 120 a 180. Entro le 10 lunedì mattina mi devi far sapere. Naturalmente noi non abbiamo risposto, perché non è che si ragiona così. Quindi noi abbiamo un grosso problema sulla gestione dei rifiuti. Anche i ritardi, in particolare per l'organico, anche i ritardi delle amministrazioni non hanno permesso la realizzazione della discarica, dell'impianto di compostaggio, scusate, non discarica, già individuata a Roccamontepiano e già dentro il piano triennale dei rifiuti, già finanziato dal piano triennale regionale, inserito nel piano regionale. Quindi noi abbiamo oggi un grosso problema dei rifiuti organici in particolare, perché il cittadino non capisce perché c'è la raccolta differenziata e si paga di più, cioè costa di più. Cioè il cittadino tollese, e quindi io, siccome mi dicono che mi approprio di meriti non miei, poi vi faccio vedere la registrazione, perché non si, mi dispiace che non siete venuti all'inaugurazione dell'asilo, e invece di farmi i manifesti potevate venire, perché io lì ho ringraziato e ve ne mando una copia del DVD, ho ringraziato il sindaco Gialloreto, l'amministrazione Gialloreto, di aver realizzato quell'opera, e ho detto che non era merito mio, il mio merito era solo quello di averlo fatto partire. Quindi voglio dire, ma ci sono le prove, meno male che ci sono i video, quindi ve lo dico io, caro Achille, cerco di essere obiettivo. È merito dell'amministrazione guidata da Gialloreto, di cui tu eri vice sindaco e in cui c'era l'assessore Di Berio e altri, di aver fatto partire, secondo me in ritardo, perché poteva partire Giuliano Teatini, cioè la raccolta che non è Manhattan, Giuliano Teatini, no? Ce l'ha dal 2004-2005 la raccolta, c'ha anche il compostaggio domestico. Però è merito vostro quello di averlo fatto partire, sicuramente, non è merito mio. Merito mio è farlo funzionare. Però i cittadini non capiscono, e i cittadini tollesi sono stati molto corretti nel conferire i rifiuti, non capiscono perché fanno la raccolta differenziata e pagano di più. E allora io farò, noi lotteremo molto contro questa situazione. Ad oggi il problema è l'organico, quindi io invito i cittadini a fare, noi vi proponiamo tre cose. Primo, chi c'ha, mo parlo un po' in dialetto ma non fa niente, chi fa l'anzalata di pomodori o si mangia la frutta e c'ha la terra, come sotto casa mia, prendelo, butta nel terreno. Perché lo deve mettere dentro il cestino che poi va a Ravenna? E questa è una follia. Oppure chi pota gli alberi, perché lo deve mettere dentro l'organico e poi lo porta a Ravenna? È una follia. Quindi io vi invito, partiremo con gli incontri nelle contrade dal 7 di novembre, già dovevamo partire a giugno, ma poi c'erano gli europei e una serie di cose. Invito i cittadini a produrre meno organico. Chi sta in campagna, naturalmente. Rino, che abita in centro, o Sandro, hanno difficoltà magari a buttarle nell'orto. Però questo è pericoloso, perché diminuisce la raccolta differenziata, quindi aumenta l'indifferenziata e può darsi che aumentano le tariffe, le tasse regionali. Quindi in un secondo momento noi faremo un progetto di compostaggio domestico. Ci stiamo ponendo come capofila in un progetto di compostaggio domestico. Cioè regaleremo o faremo pagare a metà i cittadini delle compostiere che costano 50 euro per fare l'organico. Cioè uno mette tutti i rifiuti organici, ci fa il concime che le mette poi all'orto, le mette alla capanna e altro. Terza cosa da fare, e noi ci batteremo, il 31 c'è la conferenza dei sindaci, io sono presidente di tutti e 20 sindaci, non del consorzio, dell'assemblea, noi ci batteremo affinché l'impianto di compostaggio a Roccamontefiano, già finanziato, vada avanti, perché se no i sindaci stanno litigando tra di loro, ci entra spesso la politica
e chi lo vuole da una parte e chi lo vuole da un'altra. È stato individuato Rocca Montepiano, si fa Rocca Montepiano. Quindi questo è quello che noi porteremo avanti in questa. Oggi io quando sono arrivato qui, Morino mi dice facciamo troppi regolamenti, non c'era un regolamento, cioè la raccolta differenziata è stata fatta partire senza una regolamentazione. Se io prendo il vetro e lo butto nell'organico, male che va, non me lo prendo, non c'era una multa, non c'era niente. Oggi noi discipliniamo la raccolta differenziata, primo. Secondo, vi invito all'11 novembre in cui faremo un incontro sull'enoturismo, faremo un convegno sulle potenzialità del turismo all'auditorium. Noi stiamo cercando di lavorare per far di Tollo una meta enoturistica insieme a Canosa, a Crecchio, a Orsogna, agli altri comuni della Marucina. Ma se noi ci proponiamo di diventare un luogo per fare enoturismo e poi a Cuppitelle piene di frigoriferi, o abbiamo dovuto raccogliere un camion intero di pneumatici, che enoturismo vogliamo fare? Allora, da questo punto di vista, noi saremo inflessibili. Cioè, chi abbandona i rifiuti verrà multato e verrà denunciato alla Procura della Repubblica se è un danno, perché non è possibile questo. Noi è due volte che siamo costretti a raccogliere camionati interi di rifiuti. Quando, e voglio che questo sia chiaro, quando qualcuno di fuori o di Tollo abbandona rifiuti lungo le strade, fa due tipi di danni. Primo, deturpa il paesaggio, e quelle genere di persone che vengono dicono ma guarda questo che paese è. Secondo, fa un danno economico, perché ogni volta che noi chiamiamo la Consac si fa pagare. Noi siamo stati sabato, credo, buonasera, siamo stati sabato a raccogliere un camion intero di pneumatici, quattro nostri dipendenti, più la Consac. Quanto è costata? Chi li paga? Allora, io vi prego, ai cittadini che sono presenti e ai consiglieri, di sensibilizzare la popolazione. Perché mi dicono, vabbè, ma sono quelli di fuori, va bene. Noi abbiamo detto ai vigili, e lo stanno facendo, di mettere mani anche dentro le buste dell'immondizia, con i guanti, naturalmente. E uno l'abbiamo individuato. Una persona che aveva abbandonato un camion di RAE, frigoriferi, lungo l'Arielli, sotto a Piluso, l'abbiamo individuato, se l'è venuta a ricaricare, perché dentro ci aveva lasciato un bollettino. Oggi, l'altro giorno, abbiamo convocato un altro. Quindi sui rifiuti noi dobbiamo fare molta attenzione e abbiamo voluto regolamentare. Ora, questa è la filosofia generale, quindi perché non c'era e perché vogliamo... vi dico solo questo e poi lascio la parola a Fabiola, all'assessore Quintili. Poi noi, chi abbandonerà rifiuti avrà una multa di 500 euro, da 100 a 500 euro, salatissima. Chi sbaglia a conferire rifiuti avrà una multa di 50 euro, perché ogni errore che noi facciamo paghiamo. Quindi attenzione al conferimento dei rifiuti, attenzione alla manutenzione del territorio, perché sono costi che poi paga il cittadino, non è che paga il sindaco, non è che pagano i consiglieri. Quindi Fabiola, ti do la parola a te per illustrare il regolamento, i contenuti. Allora, colgo l'occasione per ringraziare il sindaco che mi dà la parola e per ricordare a tutti i cittadini che la nostra politica è quella di essere attenti al benessere e all'ambiente. Lo dico anche da psicologa, perché comunque vivere in un posto bello, pulito e ordinato fa stare meglio tutti quanti. Quindi vi invito a essere più rispettosi del territorio. Il regolamento che noi presentiamo, oltre a dare le disposizioni riguardanti proprio il conferimento e la raccolta dei rifiuti, si occupa anche di altri aspetti che forse ci possono riguardare più da vicino. Per esempio, il rispetto del paese significa anche se si zappa la campagna col trattore, la terra va sulla strada, bisogna pulirlo, oppure se si porta a spasso un cane e fa i bisogni, bisogna raccoglierli. Bisogna stare attenti a queste piccole cose, però secondo me la cosa principale è quella di dare l'esempio e di spronare chi è a fianco a noi a fare meglio. Anche rispetto a quello che diceva il sindaco io so che siamo stati tutti bravi a imparare la raccolta differenziata. Dovete sapere che la tassa dei rifiuti si paga anche in base a quanto siamo bravi a dividere i rifiuti.
Quindi non è una stupidaggine dire che se io accartoccio la bottiglia di plastica e tolgo la carta che c'è intorno e la metto alla carta, cioè quello fa la differenza. Quindi anche questi piccoli gesti che all'inizio ci sembravano difficili, pesanti e faticosi, poi diventano delle abitudini e non ci pesano più. Io non voglio andare proprio nello specifico su tutti gli articoli perché questa non è la sede, però voglio dire innanzitutto che il regolamento è a disposizione di tutti quanti, non so se lo mettiamo, l'abbiamo messo anche sul sito, quindi ognuno, per qualsiasi dubbio, ognuno può visionarlo. Gli argomenti sono la classificazione dei rifiuti, che comunque ce l'avete anche sul calendarietto della raccolta differenziata. Poi le modalità di conferimento dei rifiuti, che riguarda sia i rifiuti domestici ma anche quelli speciali, tipo gli oli usati domestici, le pile, i farmaci scaduti. Sapete che vicino alla farmacia c'è un box dove si raccolgono i farmaci scaduti? Io non butto il farmaco direttamente là, la scatola di carta la metto nella carta. Poi tutto ciò che riguarda il trasporto e lo smaltimento è sempre legato al discorso della gestione dei rifiuti, spazzamento, ovviamente quando ci sono delle fiere, degli eventi pubblici è prevista la pulizia di determinati spazi, però qualora qualcuno di voi dovesse organizzare delle cose, insomma, si chiede anche di lasciare il posto pulito. Carico e scarico merci, pozzetti stradali, carogne di animali, siamo un paese agricolo, quindi comunque è regolamentato anche questo. E, per quanto riguarda le sanzioni, regolamento significa possibilità di fare le multe, quindi le sanzioni verranno fatte a chi non rispetterà questo regolamento. Non vuole essere una politica di terrore, oddio, mo iniziano le multe su qualsiasi cosa, però se non si inizia a dare un esempio, comunque non, il nostro paese non cambierà. In realtà tutti gli articoli che stanno su questo regolamento non sono altro che semplici regole di educazione civica, quindi non è che abbiamo messo cose, giusto sindaco? Non abbiamo messo cose dell'altro mondo. Peccato che non si fa più a scuola, quindi tocca a noi stare attenti a chi ci è a fianco e insomma proprio per valorizzare il nostro paese. Questo. Non penso di dover aggiungere altro, volevo dirvi qualcosa sul compostaggio domestico, ci stiamo attivando, però il sindaco ha anche accennato qualcosa, vedremo, poi organizzeremo proprio un incontro dove presenteremo il progetto che abbiamo in mente. Grazie. Ok, grazie. La parola a chi la chiede, chi chiede la parola, chi chiede di intervenire. Palladino. Il massimo condivido ciò che è stato detto, però è anche vero che non dobbiamo fare un po' sciacallaggio nel senso alla ricerca di qualcuno che per motivi diversi si è trovato in difficoltà. Con questo voglio dire che è importante mettere in atto tutto ciò che porta un risparmio. Quando anche noi abbiamo delle grosse difficoltà da un punto di vista dei rifiuti, perché quando siamo entrati costava 40 euro diciamo la tonnellata, poi siamo arrivati a 130, quindi ecco il perché questo surplus di spesa esagerato su quanto riguarda questo servizio. È anche vero che lo stimolo va dato su tutte quelle attività e proposte che possa far ridurre, perché il fatto stesso di questa, dell'organico è quello che ci va a gravare di più, e quindi produrre il metodo, la metodologia, quello del compostaggio, che è l'unica, penso, proposta buona che si possa fare in modo tale che veramente si possa evitare questi quintali e quintali di questi prodotti che poi, non avendo a disposizione le scale che dovremmo avere, come ha detto il sindaco, certamente poi aumenteranno sempre di più perché c'è molta speculazione. Diciamo che gli idrocarburi aumentano sempre di più, allora cosa fare? Sensibilizzare, fare riunioni, aggiornarsi e dare tutto ciò che può essere
fatto per gravare il meno possibile sulla tasca dei cittadini. Però anche, voglio dire, cerchiamo di fare, come si dice, una catena, cioè noi stessi dobbiamo essere i primi fautori a sensibilizzare personalmente ciò, o essere vigili nel territorio, perché noi dobbiamo essere i primi vigili di questo contesto. E certamente anche noi a suo tempo abbiamo scoperto due che avevano fatto la stessissima cosa di quella che avete detto voi. Però è vero anche che in realtà io devo dire che abbiamo avuto un atteggiamento positivo dei nostri cittadini, perché se forse andiamo a vedere sono stati non cittadini tollesi che hanno fatto alcuni atti non certamente condivisibili. Però tutto questo è basato sulla sensibilizzazione. Io ritengo, alla data di oggi, positivo ciò che i cittadini loro stanno facendo. Certamente la vigilanza, non bisogna mai abbassare la guardia, perché una volta che si abbassa la guardia qualcuno cerca. Quindi le assemblee vanno fatte per dare maggiore sensibilità, anche per dire ciò che bisogna fare. Cioè, come condivido che se abbiamo un paese pulito e tranquillo, questo lo si deve a chi gestisce e all'operosità di tutti i cittadini. Quindi per me benvengono queste iniziative. Però è anche vero che dobbiamo non fare un allarmismo generale. Penso che Tollo ormai ha una sensibilità civica, e questa sensibilità civica va ancora di più stimolata e apportata in questo contesto. Quindi benvengono ciò che è stato detto, e tant'è vero, quando mi è stato detto quale era la proposta che faceva la minoranza, io ho proposto di fare il compostaggio. Qualcuno ha detto ci stiamo pensando, però anch'io 20 anni fa l'ho detto, però alla data di oggi non è stato fatto, perché o per risorse o perché nessuno ha voluto mettere mano in certe situazioni. Quindi credo che questa è la strada migliore per cercare di risolvere in parte i problemi che noi abbiamo. E ripeto ancora, la sensibilizzazione. Su questo settore più riunioni si fanno meglio è, perché è un qualche cosa di tutti, dove tutti quanti ne possiamo dare dei benefici, sia economici che sotto un punto di aspetto sociale e culturale. Va bene, grazie al consigliere Palladini. Se ci sono altri interventi. Va bene, no, solo due cose. Io dico che non c'è nessun allarmismo, però da questo punto di vista, siccome si aumenta il costo, noi dobbiamo toccare la tasca dei cittadini, quindi mi sembra giusto che chi sbaglia deve pagare, perché non è che non c'è altra soluzione. E io invito naturalmente tutti quanti voi a sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento e soprattutto su questa questione dell'organico, che fin quando non si risolverà. Naturalmente è un compito gravoso per chi aumenta ogni giorno, è quello che è in capo ai vigili urbani, perché se non fanno loro devono controllare, e quindi non è che noi possiamo fare. Non so se possiamo mettere le guardie ambientali, poi se poi facciamo studiare alla segretaria se possiamo fare dei volontari, no, le guardie padane, non vi preoccupate, le guardie ambientali avranno forse la giacca verde, però perché io penso che sia una questione di civiltà e che poi ha anche un danno economico. Naturalmente, come diceva l'assessore, qui noi abbiamo tutta una serie di sanzioni che sono modulari e noi le faremo rispettare, quindi faremo gli incontri proprio per spiegare come va fatto, e poi chi ci capita purtroppo non può essere non può che non pagare. Va bene, mettiamo i voti. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? La maggioranza a favore e la minoranza si astiene. Sì. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Chi vota a favore? Chi vota contro? E chi si astiene?
Allora, come prima, la maggioranza a favore. Sindaco, chiedo scusa, ma non mi dimentico. Va bene, grazie consigliere Abbottini. Allora, passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è approvazione del regolamento dell'IMU. Allora, i comuni sono chiamati a disciplinare entro il 31 di ottobre la nuova imposta IMU. Io voglio ricordare solo che l'IMU noi non abbiamo fatto, come proprio non fare terrorismo, lo dico al consigliere Palladini, non abbiamo fatto esempi come il comune di Chieti che ha detto l'IMU non va a tutti i comuni, però voi dovete sapere che l'IMU che pagate, tranne la prima casa, metà va allo Stato, quindi noi siamo una specie di esattori delle tasse, perché solo la prima casa va interamente al, giusto Alessandro, va interamente al comune, la seconda casa, i terreni edificabili, cioè tutte quelle altre cose, ma metà vanno allo Stato. E quindi quello che pagate, sapete che metà lo state dando al comune e metà lo state dando allo Stato. Noi approviamo un regolamento che individua quali sono i soggetti passivi, quindi c'è la prima casa e chi è prima casa, qual è la base imponibile e la suddivisione, non vi annoio perché è prevista dalla legge. Io voglio dire cosa noi facciamo con questo regolamento, che non, poi noi con la successiva delibera adotteremo le tariffe, cioè l'aliquota, scusate, non le tariffe. Però con questo regolamento noi facciamo delle cose che vanno tutte a favore dei cittadini. In particolare affronteremo due problemi, e lo dico per la cronaca, ma penso che forse interessa a pochi, che io da quei banchi ho sempre detto all'amministrazione passata di fare. E ora non ho cambiato idea, ci sono rimasto coerente. Cioè ci sono cittadini che alla Venna, in zona Venna, pagano l'IMU o pagavano l'ICI sui terreni che edificabili, ma di fatto inedificabili, non ci potevi costruire. Perché? Perché rientrano nel PAI, che è il piano idrogeologico, cioè non ci puoi costruire perché non è sicuro. Allora diversi cittadini ci venivano, anche quando noi facevamo la minoranza, a dire: perché io devo pagare l'IMU? È come se voi avete una macchina ma non avete le chiavi, quindi ce l'avete davanti a casa ma non ci potete andare in giro, ci dovete pagare il bollo e l'assicurazione. Quindi noi escludiamo tutti quei terreni, li consideriamo agricoli con la rendita agricola, cioè stabiliremo una rendita agricola 3 euro al metro quadro, quindi capite che è tantissimo. Seconda cosa che facciamo, anche questa è una cosa che molti cittadini ci sono venuti a dire: io ho un pezzo di terra che per forma e dimensioni non è edificabile, cioè ho un terreno che è fatto a quadrato, a rettangolo, è stretto e lungo, cioè non ci posso fare la casa, c'è una servitù, magari ci passa l'acquedotto, ci passa l'Enel, qualcosa, quindi di fatto è edificabile. Quel terreno fino all'anno scorso ci si pagava l'ICI, noi invece lo consideriamo terreno agricolo, quindi con forte risparmio, non tanto sull'aliquota, ma sulla rendita. Perché il terreno agricolo sapete che rende molto, ha una rendita molto più bassa di un terreno edificabile. Naturalmente, se io quel terreno però lo sommo con altri e mi ci vado a fare una casa da un'altra parte, quindi di fatto è oggetto di una ricomposizione fondaria, in quel caso ce lo pago. Però questa è una questione di giustizia, che ci vuole una delibera per farlo, e quindi facciamo queste due cose fondamentali. Ne facciamo anche una terza? No, quelle facciamo. Quelle facciamo la correzione dei valori dei terreni. Ma quello faremo, però lo possiamo dire. Quello, non so.
Quindi facciamo queste due cose. Con il regolamento, naturalmente il regolamento riporta quello che prevede la legge, c'è una detrazione per la prima casa, per l'abitazione principale di 200 euro, ciò che è previsto dalla legge, e tutta un'altra serie di cose che noi naturalmente assimiliamo, un'altra cosa che facciamo con il regolamento, assimiliamo l'ATER, le case popolari, a prima casa. Quindi chi già vive nella casa popolare è come se avesse la prima casa, è giusto, perché anche se non è proprietario, cioè quindi all'ATER, perché se no in ogni caso l'ATER dovrebbe ripagare i proprietari. E queste cose che facciamo con questo regolamento, che è un regolamento standard, che però ha queste due cose che sono di forte impatto sociale e di equità. Io non so se l'assessore vuole aggiungere qualcosa, l'assessore Di Paolo. Grazie. Anche perché dici tutto tu, quindi. Annaggia, ma però a volte mi interrompono. Meno male che qua faccio così, non mi faccio interrompere, perché in alcuni pasti mi interrompono. Io poi sono educato, mi fermo, però. Il suo intervento? Allora, sul regolamento poniamo a votazione. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? La minoranza. I Palladini astenuti, la maggioranza. Votiamo l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Chi vota contro? E chi si astiene? Sembra come prima. Allora,